Io ero piccola, addirittura non nata, quando li ha girati. Un film che mi piace particolarmente e trovo ancora attuale è Milano Odio, La polizia non può sparare, lo trovo un film proprio cult, è godibile anche oggi, nonostante sia stato girato più di 30 anni fa. Ma secondo te si rendevano conto di quello che stavano facendo? Perché stavano scolpendo l'immaginario che poi sarebbe diventato l'immaginario mondiale. Siamo stati in disaccordo per tanti anni. Ci vediamo ai festival. Io incazzato, lui l'altra parte faceva finta di essere incazzato. Poi ultimamente eravamo veramente... Ci siamo messi su un divano con una bottiglia di vino che è... Sassicaia. Io sono un po' asterio. Lui sembra, è finito tutto in grande amicizia. Sì, era un po' incazzatore, però... Personaggio difficile, ma neanche per sogno, perché poi bastavano 5 minuti nel momento che entravi nella sua anima, nel suo spirito, nel suo mood, come direbbero quelli bravi, poi diventava la persona più disponibile e più piacevole del mondo. Parlare di cinema, e non solo di cinema, con Umberto Lenzi era confrontarsi con una sorta di fiume in piena, una persona che aveva tantissime idee, tutte sostenute con grande tenacia, con la stessa forza che metteva anche nel realizzare i suoi film. Questa è la seconda edizione del premio Umberto Lenzi, che ho ideato in memoria di mio padre, per innanzitutto sì, onorare la sua memoria, e poi perché penso sia giusto per un regista esordiente essere premiato ed incoraggiato come inizio della sua carriera. La scelta dovrebbe ricadere su un film che è nelle corde un po' con il cinema che faceva papà, il poliziesco, il cinema insomma delle periferie italiane. Però io mi sento più di premiare film che comunque mi suscitano delle emozioni, quindi se le due cose vanno di pari passo, bene. Finiamo la scena. Diceva, macchina qua, si girava, non faceva da allora, sai, c'erano i bruti, non è che c'era... Che pretendeva la perfezione. Non è che si fermava, diceva, vediamo un po' che possiamo fare adesso. No, lui sapeva dove doveva andare, cioè aveva proprio bene in testa quando veniva sul set, era una persona scatenata. Lo chiamai e gli dissi, guarda, un bene non ce la faccio. Non ve lo dico quello che mi ha detto, però era troppo gagliardo Umberto, perché perlomeno quelle cose, cioè da persona gagliarda, e quando doveva dire una cosa te la diceva in faccia. Mi faceva massacrare nei film, vetriolo in faccia, però lì è successa una cosa, che hanno messo una sostanza dentro, tutta bruciata in faccia, questo è il ricordo di papà. Così dolce, così perversa, è un film che ho fatto direttore di produzione, andammo a Parigi, quindi l'ho seguito, ho visto come girava, quindi insomma lo conosco bene. Si è iniziato motore, sai, i registi, sono molti registi che lo dicono in modo più garbato, lui lo diceva con l'autorità necessaria alcune volte, e dietro questa immagine che tutti descrivono spesso come un regista autoritario, anche diciamo aggressivo, alcune volte in realtà si nascondevano molto umano, anche con molta ironia. Che tutti parlano del brutto carattere di Umberto, e per me c'è un bellissimo ricordo, a parte l'occhio, sì, questo film, no, ma questo era camminato un po' così, ma è andato bene. Ti stimo come attrice, ma fa sempre piacere sentire questo da un regista come Umberto. È stata una stagione straordinaria, perché è stato un momento in cui il cinema italiano era la seconda industria cinematografica occidentale del mondo, dopo gli americani veniamo noi. I veri Stati Uniti di Europa sono stati quegli anni lì, facendo quelle coproduzioni famose che hanno dato spazio al cinema di genere per tanto tempo. Esordì, era uno, penso, il più giovane regista dell'epoca, a 30 anni, conosceva veramente tutto di Cinecittà. Una delle storie di Guerra della Sila, poi se vai ben guardare, sta ripresa Sergio Leone per qualche dollaro in più. E naufragarmi dolce in questo mare. Il maestro mi guardò, ci guardava, avrei un bel film per te, di azione, un Rambo. Fece trovare una foto da un soldato morto, la foto di Rita Hayworth. Dice, vedi questa cosa, questa è una citazione.
Umberto Henry Condon volle suggerire qualche cosa in una scena dove partecipava lui, Umberto lo agitò. Per favore, regista sono io. Lei fa qui l'attore, faccia l'attore. Un giorno mi disse, guarda, me ne vado da qui, vado a Ostia. Ho detto, beh, allora non ci incontriamo più. Ma ha detto, ma chi te l'ha detto? Possiamo incontrarci sempre. Un abbraccio e ci siamo salutati. A friend is not a friend. Why do... L'ho potuto intervistare moltissime volte, ma poi Umberto era anche un amico e mi chiamava sempre a presentare i suoi gialli. Umberto Lenzi faceva anche un brutto scherzo. Ho scoperto che c'era in un suo romanzo un personaggio che si chiama Stefano Della Casa, che faceva appunto l'autopsia ed era un personaggio descritto come, mi sembra, bieco e sinistro. Vivace e polemico, molto affettuoso, ma al tempo stesso era ancora grintosissimo. C'è un film che papà aveva girato con Lenzi. Papà fu tentato di firmarlo anche lui con un nome straniero. Ci fu una sorta di consiglio a tavola, perché si cercava questo pseudonimo e abbiamo rischiato Frank D. Collins. Poliziotteschi in generale sono i film che io amo molto, suoi. Napoli Violenta, addirittura ci ho fatto una canzone perché mi era un'idea, anche un titolo molto forte, molto diretto, no? Io riguardavo Napoli Violenta anche quando disegnavo 5 Numero Perfetto, quindi negli anni 90, molto prima che 5 Numero Perfetto diventasse l'ipotesi di un film. In realtà quest'anno abbiamo premiato un regista, Igor, ovvero Igor Tuveri, che esordisce come regista, ma in realtà è un artista conosciuto in tutto il mondo perché disegna fumetti. Il fatto che lui abbia usato Milano, Napoli, che attorno a queste città e a queste situazioni si siano create delle narrazioni, in un certo senso epiche, no? Mentre l'epica di solito la coltivavano gli americani. Questo per me è stato una grande spinta, anche quando ero sul set io pensavo molto a quelle cose. Quando si parlava anche con gli attori si faceva riferimento a un certo tipo di cinema, a un certo approccio. Prima si è detto un cinema di ritmo, ecco, questa è una cosa che mi interessa molto. A Los Angeles è stato molto applaudito, ma soprattutto abbiamo fatto grandi conversazioni citando anche questi film in rapporto al suo, quindi mi fa piacere due volte essere qui stasera anche per lui. Credo che sia una stagione molto felice anche per il cinema italiano, pieno di invenzioni e di nuovi approcci. È una cosa che credo si svilupperà ulteriormente. Io penso che non abbiamo ancora detto tutto, credo che stia arrivando una new wave di cineasti. Aveva forte il senso della gratitudine verso chi riteneva fosse stata una figura importante. Parlava sempre del professor Verdone. Quando ho visto il film di Igor mi ha emozionato, ho detto questo e basta. Come tuo padre sono molto grato a quelli che hanno costruito, che mi hanno insegnato a sognare. Io mi ricordo, io proprio ho scolpito nella memoria il manifesto dei film di tuo padre in Piazza San Benedetto, nella periferia dell'Impero, a Cagliari. Mi fermavo a guardarli, no? Perché avevano già un impatto fortissimo. Mi interessa la personalità, la voce del regista. E tuo padre aveva una grande voce, quindi per me quando mi hanno telefonato per dirmi che mi dovevano dare il premio, ho detto ma come, ma Umberto Lenzi, quello lì di Napoli Violenta. Il cinema è veramente una scatola magica che contiene la musica, contiene i suoni. Io sembravo Pinocchio nel paese di Balocchi, quando, non so, anche solo fare le parti del mix audio, no? Ma è un'orchestra futurista, cioè tu hai i suoni, le voci, i rumori. Cominciamo a levare dei dialoghi per far sentire i rumori della pioggia. Il corpo degli attori è stata la sorpresa per me, no? Gli attori interpretano le parole, a volte basta anche uno sguardo, non c'è più bisogno delle parole, quindi devi saper tagliare. Non importa il naturalismo è un genere, un modo di guardare le cose, non è
la realtà, la verità, no? La verità è un'altra cosa. So che aveva un brutto carattere, ma però so anche che insomma che nel suo mestiere era bravo, questo sono sicura, insomma sono fiera di lui. A me verranno, a me tutta sta gente, a lui, sono felice che sia venuta per lui.